Ogni giorno, dopo la fine della scuola, Jacopo rientra subito a casa e aiuta il papà a lavorare con il ferro. Fa andare il mantice della fornace e lo aiuta. Ma ora c'è una grande novità. Il drago vecchio ha proposto di costruire, nella sua nuova casa, una fornace. Sarà lui ad alimentarla, così che il papà di Jacopo potrà lavorare con una fornace eccezionale. Sarebbe fantastico, pensa Jacopo, lavorare vicino al drago. Jacopo è un bambino con un amico drago che ha perso la casa. Riceve il compito di andare a prendere la malta di terra tritonesca, che è un materiale speciale che serve per costruire un forno che può sopportare il caldissimo fuoco del drago. Tutto emozionato, Jacopo parte per il viaggio, prendendo con sé il suo arco e un po' di provviste. Percorso qualche chilometro, Jacopo incontra il fiume della morte, chiamato Karma. Tutto terrorizzato vede un ponte traballante, fa qualche passo e il ponte crolla. Jacopo cade nel vuoto, strepitando e urlando, ma proprio all'ultimo vede una radice spuntare dai margini del precipizio e si aggrappa. Dopo qualche minuto d'appeso però la radice si rompe e Jacopo cade. Mentre cade nel vuoto, vede una strana creatura attaccata a una liana venire verso di lui, che lo prende e lo porta dall'altra parte del fiume Caro. La strana creatura è un'elfa che si chiama Eleanor. Jacopo le chiede aiuto per trovare la malta di terra tritonesca e le spiega che lui ha molta paura dei fantasmi e dei lupi. L'elfa allora gli regala un sasso magico da usare quando incontrerà qualcosa di pauroso. Le sue paure si trasformeranno in qualcosa di piacevole. Jacopo continua la sua missione rincuorato dall'aiuto dell'elfa. Durante il tragitto incontra un lupo e un orso che combattono e si nasconde impaurito dietro un grande sasso. Ma poi si ricorda del grande dono che gli ha fatto Eleanor. Jacopo prende il sasso e il lupo e l'orso che litigano diventano due picchi che cinguettano sull'erba. Jacopo, dopo questa esperienza, cerca la grotta in cui si trova la malta di terra tritonesca. Finalmente, dopo tanto cammino, trova la grotta. Jacopo è felicissimo. Intravede la malta, ma è circondata da fantasmi. Ma Jacopo non si fa intimorire. Prende la pietra e li trasforma in due topi. Riesce così a raccogliere la malta senza problemi. Tornando a casa, felicissimo come non mai, incontra di nuovo Eleanor e la ringrazia tantissimo per il prezioso dono.